Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Punto. Sappiamo tutti che l'Isola dei Famosi è il reality più duro della TV italiana e che i naufraghi non hanno nessun confort, nemmeno a telecamere spente. I cappaggi persi, le sfuriate per un chicco di riso, tutto quello che vediamo è vero, eppure un ex naufraga ha svelato che gli autori le avrebbero dato dei consigli, una sorta di indirizzamento per aver più audience. Lori del Santo è stata ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un Giorno da Pecora e ha dichiarato che qualcuno, gli autori, le avrebbero consigliato di esporsi e attaccare le persone che reputava false. Lori del Santo, i consigli degli autori. Se è tutto vero? Diciamo che c'è un indirizzamento che porta ad avere più audience ovviamente. Quindi direi che è positivo. Non è che ti danno consigli per migliorarsi, ma per deteriorarsi. Cioè urla, litiga e rispondi. Chi consiglia queste cose? Ogni tanto appare così un supporto psicologico. Sono cose che se tu vuoi percepire punto ti dicono fatti sentire, urla, rispondi, fai notare come sono malvagie queste persone. Però a me non piace dire che uno è falso senza spiegare perché. Non ti dicono di inventare che uno è falso, falsi lo sono in tanti. Però tu dire tu sei falso, sei bugiardo e ipocrita, non serve a nulla se non specifichi. Io a loro dicevo ma no, io se punto il dito poi voglio anche specificare perché lei è bugiarda e ha mentito. Loro mi dicevano no, non serve, sei troppo lunga. Deve dire solo che è falso. Quindi io a quel punto nemmeno mi mettevo ad accusare perché io voglio spiegare tutto. Onestamente anche fosse, non ci vedo nulla di male. Chi guarda l'isola non lo fa certo per ammirare i tramonti dell'Honduras, ma per veder volare extension durante le litigate sul cibo o per le accuse shock nelle prove leader. Quindi grazie al cielo gli autori, o chi per loro, consigliano ai naufraghi di non tenersi la rabbia dentro. Mica vogliamo edizioni horror dei reality come il GF VIP 3, che passerà alla storia come l'incubo di tutti gli amanti del trash. Lori del Santo, e Stefania è una falsona. A chi mi dicevano di dire quello che pensavo? La più falsona è Stefania Bernal, una specie di modella. Adesso anche lei è uscita. La chiamavano Estefalsia e non l'ho detto io questo soprannome. Tra le altre cose qualcuno la chiamava la mentirossa. Sono tutti nomignoli che le hanno dato altre persone. E gli altri naufragi invece seguivano i consigli. Mi urlavano sei una falsa, tu parli male, sei una falsa. E non c'è mai stato un video che confermasse le loro cattiverie. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.